a tutti. Ciao a tutti e bentrovati. Oggi ho in mente un menù con un ingrediente principale che io adoro. Vediamo se lo indovini. Ti faccio un indovinello. Allora, può essere piccolo, medio, grande e grandissimo. E può essere di colori diversi, cioè di solito questo ingrediente è arancione, però può essere verde, giallo. E è un ingrediente che a mezzanotte riporta Cenerentola a casa. La zucca! Sì, ti ho dato troppi indizi, mannaggia. Se sei d'accordo però mi piacerebbe tantissimo fare un menù tutto a base di zucca. Sì, perché la zucca mi piace molto. Ok, allora benissimo. Allora, la mia idea è di farti un risotto, però impiattato in una maniera un po' insolita. Tipo? Non te lo posso dire subito. E oltre al risotto fare dei biscottini, se ti va mi dai una mano, di biscottini magari gli poi li decoriamo tutti. Potremmo dargli le sembianze di delle piccole zucche. Sai come la potremmo chiamare questa cena? No. Ho avuto un'ideissima. Zucca vuota e pancia? Piena. Brava, top, vado a fare la spesa. Emma, guarda qua che bella spesa che ho fatto. So che è il tuo momento preferito questo. Sedano, mi piace tantissimo. Sedano, strano, eh? Burro, bello. Burro. Con questa carta. Carota, uova, sono delicatissime. Sì, allevate a terra. Olio. Olio. Olio di semi. Olio di semi. Vino. Vino bianco. Questo è scagnogno. Brava. Zucca. Sì, se non c'è la zucca, nel menù zucca. Cipolla. Cipolla. Zucchero a velo. Per i biscottini. Oh, riso, che buono. Il riso. La farina. Farina. E il sale. E sale. Ah no, ci è rimasta la forma. Ah, mi sembrava di aver preso anche il parmigiano. Parmigiano reggiano. Quindi tutti gli ingredienti sono pronti e quindi possiamo dare il via al nostro menù zucca vuota e pancia piena. Per fare i biscotti serviranno le uova, il lievito, polpa di zucca, la farina, l'olio di semi e lo zucchero a velo. Mentre per il risotto ci occorrerà una zucca intera e la polpa di zucca, il burro, lo scalogno, il sale, il vino bianco, il parmigiano reggiano, olio evo, riso carnaroli, qualche fogliolina di salvia e sedano, carota, cipolla per il brodo vegetale. Anch'io voglio imparare a fare il risotto. Per prima cosa mi occuperò del risotto. Un filo d'olio in un pentolino caldo, dove aggiungo scalogno tritato. Faccio stufare leggermente lo scalogno. Ora che lo scalogno si è un pochino stufato, posso aggiungere il riso. Il riso è tostato, possiamo sfumarlo col vino bianco e procedere alla cottura. Prima di aggiungere il brodo, mi raccomando, facciamo evaporare bene il vino. Adesso aggiungiamo il primo mestolo di brodo, da questo momento partirà la cottura effettiva del risotto. Questo brodo l'ho fatto con sedano, carota e cipolla, proprio un classico brodo vegetale. Quando il primo mestolo di brodo viene assorbito, è il momento di aggiungere la polpa di zucca. L'ho ottenuta semplicemente cucinando una zucca al forno con la buccia, dopodiché con un coltello ne ho scavato e ho ricavato la polpa. La zucca è dolcissima. La cottura del risotto è ultimata e adesso dovrò solo mantecarlo. Per prima cosa metterò un po' di salvia tritata. Dopodiché una bella noce di burro e parmigiano reggiano, tutto rigorosamente a fuoco spento. Mescoliamo cercando di inglobare aria e adesso che il risotto è pronto vi faccio vedere dove lo impiatterò. Ho preso la zucca, ho rimosso la calotta e i semi all'interno. L'ho ricomposta e messa in forno a 160 gradi per circa 20 minuti ed è diventata il contenitore per il nostro risotto. Adesso la richiudo ed è diventato uno scrigno che contiene il nostro risotto per il pranzo. Adesso mi vado a occupare dei biscotti. Ho l'acquolina in bocca. Siamo prontissime per fare i biscotti. Mamma, posso aiutarti a fare i biscotti?
piatti? Molto volentieri, guarda. Allora, facciamo che le metti tu le uova? Va bene. Perfetto. Io prendo una bella frustina, metto l'olio di semi. Perfetto. Lo zucchero a vela, intanto che io continuo a mescolare. Direi che mi vado a lavare le mani, che sennò sporco. Allora, tutto. Fai così, intanto che tu ti lavi le mani, io frusto qui e poi dopo viene ad aggiungere la polpa di zucca. Bentornata. Allora, aggiungimi per favore la polpa di zucca. Ok, me la puoi passare per favore? Certo. Lo sai che la zucca è un ingrediente molto speciale perché è dolce e quindi piace a tutti, però è anche molto nutriente e poco calorica, quindi piace e fa bene. Adesso Emma, ho unito il lievito con la farina, un cucchiaio alla volta, me lo metti qui. Ok. Esatto, cerchiamo di fare centro. Sì, ho sporcato un po'. Ci procuriamo un cucchiaio, una teglia rivestita da carta forno e dei chiodi di garofano, perché faremo... Ma cosa sono i chiodi di garofano? I chiodi di garofano sono una spezia che in questo caso noi non utilizzeremo solo per dare il profumo, ma faremo finta che sia il gambo delle nostre piccole zucche. Adesso vi faccio vedere, anche Emma, come si fanno questi biscottini morbidissimi alla zucca. Per prima cosa, visto che l'impasto è molto morbido e non deve appiccicarsi alle mani, ce le ungiamo leggermente con un po' di olio di semi. Poi con la mano pulita prendiamo una cucchiaiata di impasto. Vedi che non si appiccica la mano unta? Ok? E facciamo queste palline qui, grandi come... Così, una noce, grande come una noce. Le mettiamo, le disponiamo abbastanza distanti tra loro perché cresceranno molto durante la cottura. Ma tu, se vuoi, puoi mettere un chiodo di garofano sopra ogni zucca. Ma da questa parte? Da, come se fosse un chiodo, esatto, infilalo. Esatto, perfetto, questo è il gambo della zucca. Posso farne una io? Guarda, se vuoi mi dai le cucchiaiate o sennò fai quello che vuoi, fai quello che ho fatto io. Mamma, assomigliano a delle zucche? Assolutamente sì, sono proprio belline, delle piccole zucchette. Ma quanto sono bellini! Prima di infornarli li cospargiamo di zucchero a velo. Le posso mettere io? Certo che lo puoi mettere tu. Ho finito! Non ci resta che infornarle a 200 gradi per 20-25 minuti. È tutto pronto per il nostro menù zucca vuota e pancia piena. Ti va di assaggiare un biscottino? Ma io in realtà dovrei assaggiare il risotto. Allora tu assaggia il risotto. Mi va se facciamo un cambio così io Vai. Riesco a prendere il risotto. Vai, tu assaggia il tuo risottino, che sono curiosa. Posso assaggiarlo un po' anch'io? Sì. Come cucinato, mamma? Così. Leader, anch'io. Anche noi.